Un anno fa Greenpeace entrava in azione al Ministero dell'Ambiente per denunciare la mancata adozione di una legge molto importante sulla gestione dei rifiuti elettronici. Il decreto 1.1, che obbliga i negozianti a ritirare a titolo gratuito il vecchio articolo high-tech in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile, è finalmente partito lo scorso 18 giugno. A distanza di un mese, Greenpeace ha deciso di verificare presso i centri commerciali se davvero la normativa viene applicata. Faremo una serie di telefonate e di verifiche sul campo. Salve, buongiorno. Io devo acquistare una lavatrice. Con la vecchia lavatrice che cosa ne faccio? La può consegnare alla ditta che la riporta via a 15 euro. Sono 15 euro la consegna e 15 il ritiro dell'usato. Miglior buongiorno. Con un compenso glielo ritiriamo noi. Ah, lo mandiamo allo smaltimento. Con un compenso esterno al prezzo d'acquisto? Esatto. Buongiorno, viene qui, compra il televisore, quella vecchia la può smaltire direttamente con l'ama. Quindi solo con l'ama, voi non ritirate il vecchio televisore? No, anche se ritiro la vecchia televisore. Anche se ne acquistiamo una nuova, no? No. Doveva essere in vigore una legge. Cioè, questa legge non ho sentito onestamente, so che si paga anche una tassa quando solo acquisto il televisore nuovo per lo smaltimento di quella vecchia, una cosa del genere. Però noi non facciamo, ma credo non lo faccia nessuno. Ho capito. Le leggi sono molto così, un po' come tutte le cose. Non ritiriamo proprio l'usato. Ieri abbiamo contattato i centri commerciali di Roma e provincia. Oggi vediamo se a Milano rispettano la legge. Lo ritiriamo, ce lo porta noi che lo smaltiamo subito. Lo ritirate voi? Lo prendiamo e lo smaltiamo noi. Comunque a costo gratuito, zero, insomma. Sì. A costo zero. Sì. Buonasera. Devo cambiarmi il mio computer portatile. Chiamare l'ANSA direttamente e passare loro cosa su. Ah, il cambio 1-1 lo fa solo su alcuni prodotti lei? Visori e bianco, quindi lavatrici, lavastoviglie, frigo. Senza pagare un costo aggiuntivo? Esatto. Dopo una serie di telefonate, adesso andiamo a fare una verifica nei negozi per vedere se i distributori ritirano il vecchio prodotto high-tech in caso di acquisto di un articolo simile. Compriamo un nuovo televisore qua, come facciamo col vecchio? Ce lo riporta qua, lo lasciamo al magazzino e si prende il nuovo. Ah, lo dobbiamo noi? Lo smaltite voi, ma noi dobbiamo pagare dei soldi? No. In più? No? E se ci fate... tutti i prezzi esposti dei televisori sono già comprendenti di smaltimento del vecchio televisore. Ah, perfetto. E anche se lo consegnate a casa? Magari se ne compriamo uno grande? Se lo consegniamo a casa ci sono 34 euro, perché è una società esterna, non siamo noi che gli ritiriamo. Ah, sono 19 consegne del nuovo e 34 ritiro dell'usato. La legge prevede sul punto vendita. La legge prevede sul punto vendita? Io pensavo che prevedeva anche sul ritiro a casa il gratuito. Non di tutti gli elettrodomestici. Ah. Grossi elettrodomestici sì, televisione. Ah, ok. Per la vecchia lavatrice come facciamo se acquistiamo da voi? Beh. La potete ritirare, quindi lo smaltimento provvedete voi? Grazie. Bene, quindi non è incluso nel prezzo, insomma, non è che paghi... no. Adesso per legge mi sembra che non si debba pagare, a parte che la legge un giorno si paga, come al solito, insomma, la legge italiana, no? E abbiamo un computer fisso a casa, cioè in caso che noi lo acquistiamo qui uno nuovo, voi ritirate il vecchio? Come funziona? Purtroppo no, non c'è la rottamazione, comunque non facciamo mai la rottamazione. Oggi proviamo con Napoli, vediamo se i negozi ritirano il vecchio. Allora, se acquista da noi e richiede il trasporto a casa, noi abbiamo l'obbligo di ritirare il vecchio televisore, però il trasporto le costa 30 euro. Il trasporto 30 euro. Sì. Ed è il ritiro del vecchio? Lo ritiriamo noi e lo portiamo alla discarica autorizzata. Ma è diventato più alto quindi il costo rispetto a prima? Sì, è aumentato il trasporto. È aumentato il trasporto. Ora c'è questa legge che dobbiamo ritirare il vecchio televisore, la vecchia lavatrice, quello che sia come elettrodomestico. Gratis è il ritiro del vecchio, ma la consegna va sempre pagata. Era 20 euro. Era 20 euro prima? Sì. A differenza di frigo e lavatrici e altri accessori, grandi elettrodomestici, che in effetti li smaltiamo direttamente noi,
i televisori purtroppo veramente dovete chiamare voi il numero di telefono del centro smaltimenti e loro poi vengono a ritirare questo prodotto. Ah, invece con le frigorifere e lavatrice come funziona? Perché in realtà io... Perché facciamo noi direttamente lo smaltimento, consegna magari una lavatrice che costa 20 euro più 10 euro il ritiro del prodotto vecchio. Quindi il vecchio lo ritirate però a costo di 10 euro? Perfetto, sì. Da questa inchiesta Greenpeace ha potuto verificare che la normativa non viene completamente rispettata. I costi infatti relativi alla consegna del nuovo prodotto high tech sono stati in molti casi maggiorati proprio per includere i costi relativi al ritiro del vecchio prodotto che abbiamo in casa, così come alcuni commessi hanno dichiarato apertamente. In altri casi addirittura sono stati indicati separatamente i costi di consegna e i costi di ritiro del vecchio prodotto, cosa che è fuori legge perché il consumatore quando acquista un nuovo prodotto e-tech paga già un eco contributo RAE incluso nel prezzo di acquisto, che è un contributo ambientale relativo allo smaltimento finale di questi rifiuti. Quindi il cittadino in questo modo va a pagare due volte sia l'acquisto del nuovo prodotto che al ritiro del vecchio. Greenpeace chiede al Ministro dell'Ambiente di verificare l'effettiva partenza di questo decreto, fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti elettronici e per una maggiore tutela dei consumatori.